Siamo qui con la professoressa Maria Triassi, professore di igiene e direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica all'Università Federico II di Napoli. Come viene offerto il vaccino contro il rotavirus in Campania? In Campania questo vaccino viene offerto a tutti i bambini in copagamento, quindi con un prezzo agevolato. Comprende la somministrazione di due dosi con delle gocce per via orale da effettuarsi però nel primo semestre di vita, molto importante, e si può fare anche in contemporanea con altre vaccinazioni. Quali raccomandazioni può dare ai genitori? Innanzitutto, se intendono effettuare questa vaccinazione, che ripeto è indirizzata a tutti i bambini, in modo particolare a coloro che sono in comunità già da piccoli, cioè frequentano l'asilo nido o hanno delle particolari patologie croniche, come per esempio nefropatie, cardiopatie o prematurità. Comunque, è importante effettuarla, ripeto, nei primi 6 mesi di vita, iniziare entro il 61esimo giorno di vita. Perché è una patologia che colpisce prevalentemente ed importante nel primo anno di vita. A quei genitori che temono i rischi da vaccinazione, quali suggerimenti può dare? Innanzitutto che il rischio da invaginazione è stato riscontrato in un caso su 10.000 bambini, in maniera praticamente sovrapponibile a quello della popolazione non vaccinata per il rotavirus. Ripeto, può essere anche posticipata la vaccinazione in caso di febbre o di patologie acute, ma è compatibile anche con tosse, raffreddore in età infantile. Ovviamente, la visita pediatrica è sempre opportuna e necessaria prima dell'effettuazione della vaccinazione. A quei genitori che temono i rischi da vaccinazione, quali suggerimenti può dare? Innanzitutto bisogna dire che il vaccino è ben tollerato ed è stato riscontrato in tutti gli studi clinici controllati a livello mondiale, può dare tutt'al più inappetenza, irritabilità, qualche linea di febbre, vomito, ma in maniera piuttosto come tutte le vaccinazioni del resto. Il rischio di invaginazione intestinale che alcuni genitori temono è stato riscontrato in un caso su 10.000 e con una frequenza praticamente sovrapponibile a quello della popolazione non vaccinata. È importante dire che diciamo, si può, a seguito di una visita pediatrica, che è sempre opportuna prima della vaccinazione, si può posticipare la vaccinazione in caso di presenza di malattie acute o di febbre o influenza, ma la vaccinazione è anche compatibile con un po' di tosse o un po' di raffreddore. La cosa importante però è completare il ciclo, se si vuole l'efficacia della vaccinazione che si aggira intorno all'80%, quindi se si ritiene opportuno avere la piena efficacia, è necessario fare tutte e due le dosi. Grazie professoressa Triassi. Grazie.